Vediamo un attimino l'aspetto legato appunto all'estrazione dell'arma. Io prediligo non quelle classiche posizionamento all'israeliana, quindi molto larga, o estrazione dell'arma, posizionamento molto così diciamo a triangolo ma molto aperto. Il mio pensiero, io prediligo come nel mio metodo, tutto molto compatto e chiuso. Quindi questo, uno, due, tre, e sono prossimo appunto al tiro. E sì, non utilizzo sempre questo tipo di caricamento, perché può essere efficace, c'è chi piace, a chi non piace, non mi interessa. Io mi trovo bene e di conseguenza credo che sia per me un modo molto valido di utilizzarlo. Poi certo, si può incaricare, si può posizionare la mano in questo modo qua, caricando, quindi non avendo problemi. Lì dipende poi da uno come vuole, ma non sono questi gli aspetti che mi interessano. Io non faccio cose né sportive né diciamo convenzionali, faccio qualche cosa che abbia a che fare con la mia esperienza al di fuori dell'Italia, e di conseguenza io prediligo qualcosa di più efficace. Perché? Perché a mio avviso, quando si è in un ambiente in cui effettivamente si ricorre all'utilizzo dell'arma, qualsiasi esso sia, quindi non parlo di solo militare, è fondamentale comprendere che determinati tipi di meccanismi non sempre possono essere funzionali. Infatti a me non mi piace mettere il pallotto là, quindi quando soprattutto sono in questa posizione io preferisco appunto armarla, anche perché mi dà la possibilità alla testa di comprendere ciò che sta accadendo, come confluire la mia attenzione su tutto quello che si svolge. Quindi io prediligo questo. Poi pareri concordanti o non concordanti, non mi interessa, a me piace così, io mi trovo bene così, per me è fondamentale fare questo perché mi piace e mi va bene così. Bene, quindi rivediamo, posizione molto serrata, molto chiusa, vedete, uno, questo, quindi io brandisco bene la maglietta, in questo caso sollevo, vedete, uno, due, poi non volete usare l'avambraccio, nessun fastidio, posizione di copertura, strike, carico, spingo verso l'avversario. Altra roba che mi piace non estendere eccessivamente, quindi non questo, bensì questo, molto più chiuso, ok? In modo tale che è molto più rapido per me diciamo, l'azione di copertura immediata del gomiti, ok? Quindi da questa posizione qua. Qua vado, sparo, faccio quello che devo fare, via, ok? Quindi rivediamo. Posizione questa, uno, che è la stessa che poi utilizzo per l'arma da taglio, come vedete non mi deve cambiare, perché quello che io dico sempre, che secondo me è diciamo non pratico in un ambiente reale, è fare tante tecniche poi in una situazione di stress, forte stress, non si ha le qualità, le capacità. Quindi un metodo deve essere ottimo, perché? Perché se sviluppato bene, ok, è utile in un momento di forte stress, perché è una cosa da fare. Quindi io la posizione delle armi le ho qua, che sia coltello, che sia pistola, che sia bastone telescopico, il mio movimento sarà sempre uno, copertura sollevata dalla spalla, mano in copertura degli occhi. Perché? Perché preferisco proteggere l'arteria. Preferisco proteggere gli occhi anche a livello di impatto psicologico, quindi eventualmente se tagliano un dito, due, amen, ok? Ma la possibilità di utilizzare i pugni, l'avete la percussione, potete utilizzarla, e di conseguenza è meglio eventualmente un taglio sulle dita, ok, piuttosto che un taglio nell'occhio, perché un taglio nell'occhio è uno shock. Quindi uno, due, ok? Prendo, come vedete, sono coperto dal mio gomito, dalla mia fondina, quindi è meglio ancora su un'eventuale azione di coltello bassa. Soprattutto da qua ho la tranquillità di poter appunto evitare che ci siano ulteriori azioni da parte del mio avversario di tagli, e utilizzerò l'ulna, ok, per proteggere eventuali colpi di slash da parte del mio avversario. Successivamente mi allontano posizionando la gamba destra indietro, strike, ok, busto in avanti. Io prediligo il busto in avanti perché non devo assolutamente sprecare tempo nella rotazione per vedere se ho eventuali oggetti. Come nella scherma, quando si va indietro, il busto è in avanti e si allunga di più la gamba. Quindi
Questo è fondamentale perché? Perché visto che la nostra scherma ha insegnato a gran parte del mondo, noi tuttora siamo tra i massimi nella scherma, perché non sfruttare quelle che sono le basi anche per questi tipi di spostamenti, dall'inquartata all'intagliata o gli spostamenti indietro in cui appunto, onde evitare sbilanciamenti, posiziono il busto in avanti o una maggiore copertura, allungo la gamba e di conseguenza non cado, evito così appunto una situazione di forte pericolo, ok? Grazie ancora, seguitemi sulla mia pagina ragazzi e ci vediamo. Thank you.